Si riparla ancora del DDL Zan? Ancora tu? Diceva il cantante, ma non dovevamo rivederci più. Perché parlare di DDL Zan pur in un contesto di guerra come questo che stiamo vivendo? Facciamoci soltanto qualche domanda. Chi trae vantaggio? Cui prodest dal rimettere nuovamente in discussione la questione che sembrava ormai sopita del DDL Zan? Certamente non avvantaggia le persone omosessuali o transessuali, perché, come si è detto oramai fino alla nausea, il nostro sistema penale già protegge queste persone da qualsiasi offesa. Peraltro, anche i casi che vengono indicati, dai proponenti sono casi tutti già esaminati, dall'autorità giudiziaria, quindi utilizzando norme penali già esistenti. Ma allora chi avvantaggia? Avvantaggia forse il corpo sociale? Ma non si è detto che era un tema divisivo, che ha diviso, e peraltro ha diviso il corpo sociale secondo una linea di confine che non riproduce, non coincide con quella fra conservatori e progressisti. Pensiamo ad esempio a quante femministe, a quanti anche omosessuali si sono schierati contro il DDL Zan. Per cui certamente non giova al corpo sociale riproporre un tema che è così evidentemente divisivo, che crea soltanto conflittualità. Ma allora perché questo esercizio, oserei dire, di putinismo legislativo, prima ancora che culturale, perché si vuole imporre a tutti i costi questa legge che in realtà è l'espressione di una visione dell'uomo, oltre che ovviamente della sessualità? Certamente potremmo dire che avvantaggia chi pensa di proporlo e soprattutto avvantaggia questa elite di un partito che ha bisogno di avere una sorta di certificazione di esistenza in vita. Un tempo si diceva a proposito del Partito Democratico che era diventato il partito radicale di massa. Oggi potremmo dire che la massa di fatto non c'è più. Non ci sono oramai da tempo gli operai che hanno ben compreso che il socialismo li ha soltanto presi in giro. Non c'è neanche più la classe media che ha problemi molto più seri da fronteggiare. E per la verità la massa oramai pensa ad altro, pensa a soddisfare in altro modo le proprie pulsioni e i propri desideri. E allora chi avvantaggia? Avvantaggia davvero soltanto questa componente elitaria, ecco, di coloro i quali pensano ancora che in questo modo si possa tenere alta la tensione rivoluzionaria. Ecco, la questione omofobia è in realtà l'ultima frontiera, quella che dà vigore alla mistica dei nuovi diritti. Come realizzare in altri termini oggi la rivoluzione? Come cioè realizzare questa nuova antropologia, l'uomo nuovo? Ecco, attraverso la tematica dei nuovi diritti e attraverso appunto la questione dell'omofobia, che ripeto ancora una volta è qualcosa che incide sul modo di pensare, anzi sul modo di essere stesso dell'uomo. E in realtà la cosa più tragica è che dinanzi a quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina non si riesce a comprendere come quel conflitto, quelle sirene che suonano nelle strade di Kiev, in realtà non suonano soltanto per la popolazione di Kiev, ma in qualche modo è anche la campana che suona per un Occidente che pensava di essere libero e che in realtà si ritrova ancora una volta schiavo delle proprie menzogne.